Eccoci, buon pomeriggio ai web spettatori di Nano TV. Con me Mino Iorio, nostro responsabile per i servizi dell'arte e della cultura per Nano TV, ma soprattutto critico e storico dell'arte, per presentare questa iniziativa di livello nazionale, perché il 2 marzo qui al PAN di Napoli verrà presentato il catalogo dell'arte moderna, il numero 59, che si chiama CAM 59. Qui con noi Mino Iorio, mentre in collegamento avremo tra poco il professor Rosario Pinto, anche lui critico d'arte e storico, ispiratore del lavoro di Mino Iorio, e poi Sara Boni, Sara Boni della Cairo RCS, Cairo Editore. Cairo Editore RCS Media, Cairo RCS Media, che è la proprietaria del marchio del CAM 59, che non è altro che la rivisitazione del vecchio Bolaffi, poi acquistato da Giorgio Mondadori, dalla Giorgio Mondadori, che è di proprietà proprio di Cairo. Io ho avuto il piacere di cenare una sera con Urbano, una convention qui a Napoli, una persona molto simpatica, e ce ne parlerà evidentemente anche l'altra Sara. persona che è in collegamento con noi. Dovrebbe collegarsi con noi anche Carlo Motta, che è il responsabile editoriale del CAM, del catalogo dell'arte moderna. Stiamo parlando di questo, signori. Sì, Guardate, insomma, oltre è un 700. mattone, è un mattone. Quante pagine È oltre 700 è? pagine. Che non è altro che il catalogo degli artisti italiani dal primo Novecento ad oggi, questo numero 59, che sarà presentato al PAN di Napoli il prossimo 2 marzo. Vediamo subito i nostri ospiti, quelli che già si sono collegati. Ecco qua. Buonasera, ecco qui è Sara Boni. Sara Boni, ripetiamo, responsabile campagna della rivista Arte, Arte e diciamo del della RCS Cairo Editore. RC, allora, Cairo RCS Media, Sì. Sì, esatto? Ho imparato Cairo bene la RCS lezione. Media. Abbiamo il piacere, l'onore, l'orgoglio di ospitare invece il professor Rosario Pinto. Pinto, storico d'arte dei più agguerriti, insomma, del nostro panorama nazionale, e che, insomma, spesso abbiamo anche ospitato durante delle manifestazioni culturali Sì. insomma, che ci porta a conoscere Mino Iorio. La parola a te, Mino, per questa presentazione dei nostri ospiti e per parlare di questo catalogo. Beh, insomma, di Rosario penso non devo aggiungere tanto perché è notissimo sul territorio campano ed è come ho cercato di, diciamo, di far segnalare nel comunicato stampa. Lui è veramente il testimone diretto di tantissime, diciamo, mostre e di tantissime esperienze che poi hanno generato il contenuto. Questo fa interferenza, però abbiamo perso Vabbè. Rosario Pinto nel frattempo. E stavo dicendo, continuo? Sì, vai, vai. Niente, presentare Rosario è veramente dal lato cosa, diciamo, semplice perché è conosciutissimo, complessa perché è chiaramente autore di tantissime pubblicazioni e quindi sul territorio campano è notissimo. Ma parliamo con Sara. Sara, Sara, insomma. Sara, se vogliamo, è un po' il segreto di tutta questa operazione, di tutto questo avvicinarsi di mondi, perché il catalogo dell'arte moderna oramai sono anni che ha soprattutto come punto di riferimento i territori da Roma in su, insomma dal centro al nord. Effettivamente Napoli, il sud, ha bisogno di essere presente all'interno di questo catalogo e certamente questa non presenza non è dovuta alla mancanza di artisti. Gli artisti al sud ce ne sono e sono tantissimi e sono straordinari. Quindi ecco, magari facciamo un po' di ammenda a noi critici. Sentiamo Io Sara. ho avuto l'onore di essere critico segnalatore per il numero 59, quindi ho segnalato due artisti che secondo me rappresentano due stili, due modi di fare arte, di fare pittura importantissimi. Uno è Antonio Ciraci per quanto riguarda la branca del figurativo, l'altro è Mario Lanzione per quanto riguarda la branca dell'astrattismo. Sara, diamo subito i numeri su questo CAM 59. Che numeri possiamo dare? Beh, allora, il CAM è il numero 59, quindi è la 59esima edizione. Il catalogo esce una volta all'anno.
mappa dai 700 agli 850, alcuni anni è arrivato a 900 artisti che Mettimi sul qualcosa a quel territorio punto di interrogativo. quell'anno. Problemi con il collegamento. Sta arrivando qualche chiamata, le ripristina il collegamento con loro. Portaci in studio, ecco, insomma, stiamo sistemando un po' i collegamenti, no? È sempre il bello della diretta. Stavi dando i numeri su questo Sì, catalogo, quante pagine faceva innanzitutto? riferimento ai superiamo le 700 pagine. Sulla copertina abbiamo un'opera interessantissima, sono due bronzi lucidi dello scultore, nonché architetto, professore universitario della scuola appartenente alla Scuola Romana di Architettura, Ruggero Lenci, che sabato sarà con noi presente. Perché in realtà ci tiene tantissimo a presenziare, diciamo, la sua arte a Napoli. Napoli è una piazza importantissima, non ce lo dobbiamo dimenticare. E, fra l'altro avremo la presenza della coordinatrice del comitato scientifico, Elena Pontigia. Vediamo se è tornato il collegamento. Allora, parteciperà a questo evento e con, diciamo, proprio la sua interessamento, la signora Pontigia, che è un'esperta del Novecento italiano dell'arte, anche la sua presenza a questa presentazione. Il catalogo sono tanti anni, andare a conoscere associazioni di artisti italiani così importanti con un lavoro artistico incredibile e non averli. Alcuni gruppi, però scusa Sara, giusto per sottolineare, la signora Pontigia è una critica e storica dell'arte importantissima che si è distinta, ci rimaneva tagliata fuori, perché tutti gli artisti del futurismo, tanto per capirci, per motivi purtroppo legati agli eventi storici, diciamo, è tutto un mondo accademico, lei ha fatto da studiosa, diciamo, quindi da elemento propulsore. E noi riscopriamo proprio nei suoi studi, i primi 30 anni del Novecento, che per vari motivi, ripeto, soprattutto ideologici, è stata piuttosto bistrattata. Quindi ecco, io ci tengo a sottolineare soprattutto l'operazione culturale che noi vogliamo mettere insieme questi due mondi, quindi gliene va tutto il merito, anzi spero che diciamo, il gruppo editoriale le riconosca. Questo importantissimo rappresentare il mondo napoletano, campano e quindi del centro-sud, e poi il mondo di sicuramente della Lombardia, del settentrione, che Elena Pontigia gli studi. Lei ha dato un forte taglio a questa edizione, perché questa edizione era praticamente diretta, il comitato scientifico era diretta da un'altra personalità che è Giovanni Faccenda, altro storico dell'arte, ma chiaramente lui aveva un taglio più Al al mercante, mercato. Diamo un po' di perché spazio a lui è sempre Sara. uno storico, ma lavorando nell'ambito dei mercati, e quando lui è arrivato c'era stato un po' più commerciale. Il rientro della signora Pontigia invece lo di nuovo riposiziona come, ma anche perché il contesto storico è diverso, ovviamente segue le tendenze di quel momento. E Certo. in questo momento c'è la necessità per i nostri artisti di essere valorizzatissimo, perché abbiamo gli artisti, abbiamo il mercato, abbiamo la ricerca, abbiamo degli Non storici. è E no, da meno. nel sud ce n'è tantissimo, non È dobbiamo spostarci praticamente. al nord, perché cosa facciamo? Ci spostiamo al nord per andare Certo. diciamo, a concentrarci sul nord quando ce l'abbiamo qui. Ci abbiamo un territorio che è piccolo rispetto al mondo, dobbiamo espanderci dappertutto. E ci tenevo a dire che Elena Pontigia verrà, dopo la presentazione inaugurale che ci fu a Milano, verrà a Napoli praticamente in esclusiva, perché In esclusiva, sì. dico bene, Sara. E Assolutamente quindi, sì. ecco, rivediamo il nostro professor Rosario Pinto, Meno benvenuto male. professore. Insomma, le cedo Grazie, era subito la caduto il parola. collegamento. Le Era cedo caduto il subito. collegamento, Sì, evidentemente. le cedo subito la parola anche per commentare, insomma, questo importante avvenimento che tra l'altro vedrà la presenza del sindaco di Napoli, proprio a sottolineare E di Teresa l'importanza Armato. di questo evento e dell'assessore Teresa Armato. Allora, professore, parliamo un po' di questo catalogo. Quanto è importante per gli artisti avere un punto di riferimento come il CAM 59?
Dunque, è molto importante innanzitutto una cosa, ed è importante che questo catalogo dell'arte, del Novecento italiano, continui ad essere una voce in qualche modo libera. Una voce libera significa che gli artisti hanno in questo modo l'opportunità di mostrarsi sostanza per quello che essi effettivamente sono e pensano soprattutto di poter essere all'interno di questa realtà produttiva che è quella dell'arte contemporanea. Certo, questo non è un catalogo che può considerarsi, come dire, una vetrina di tipo critico o di tipo nettamente storiografico, ma è certamente una opportunità di affacciarsi sulla realtà produttiva contemporanea, avendo conto, e questo è un dato molto importante, che tutti quanti gli artisti presenti sono in effetti quelli che coprono l'intero secolo del Novecento, perché non sono soltanto presenti degli artisti viventi, ma sono anche presenti delle figure di maestri, diciamo così, storici, figure consolidate all'interno del panorama artistico nazionale. Quindi questo rende questo volume uno strumento, anche uno strumento di lavoro per i critici, per gli addetti ai lavori, per i galleristi, per i promotori, per il mercato, anche per i collezionisti, naturalmente, uno strumento prezioso per poter effettivamente avere il polso della situazione, sia dal punto di vista della riconoscibilità degli artisti, sia direi anche proprio dal punto di vista pratico della possibilità, parlo di quelli viventi, evidentemente, di entrare in contatto con loro e quindi di stabilire una relazione diretta. Questo ritengo che sia un dato di grande interesse, soprattutto se consideriamo che altre pubblicazioni che avevano questo tipo di target, tutto sommato, hanno in qualche modo chiuso negli ultimi tempi. E quindi il fatto che invece il CAM resista sulla scena, anche in tempi come questi, che sono abbastanza difficili, è un dato di cui avere conto in modo significativo. Io credo che all'interno di quella che sarà poi la presentazione ufficiale che faremo nel contesto del PAN sabato prossimo, e ci sarà l'opportunità di scendere anche un po' più in dettaglio su quelli che sono gli aspetti, direi, di carattere anche più significativamente culturale. Ecco perché, da quanto ho detto finora, potrebbe apparire che quest'opera abbia un carattere esclusivamente strumentale, il che è sicuramente vero, ma ha anche un suo spessore culturale, uno spessore culturale che consiste proprio in questo, nel riuscire ad avere un panorama complessivo di quella che è stata l'offerta artistica di tutto intero il Novecento italiano. Allora, signora Sara, invece dal punto di vista del risvolto, no, economico e finanziario, dal punto di vista degli investimenti, cosa significa avere la presentazione del CAM qui a Napoli? Cosa significa per il mondo della cultura campana, oltre che nazionale? Beh, allora, il CAM viene distribuito tramite tutte le librerie digitali, le librerie specializzate ed è presente in tutte le fiere. Averlo qui nella Campania, beh, intanto non succedeva da credo quasi 20 anni. Non era mai stato portato qui, quindi è una grande opportunità, credo, per gli artisti per poter toccare con mano e avere anche delle risposte. Durante le presentazioni si possono fare anche delle domande al dottor Motta, per sapere, alcuni, poi sarà, ovviamente io sarò disponibile per tutti loro. Credo che sia importantissimo questo evento
di questa cosa, di questo catalogo che è rimasto l'unico purtroppo in questo momento del suo genere e che venga portato a Napoli, perché nessuno di loro c'è e questo non è neanche mai stato, non è venuto da tutti gli ultimi anni. Mino, ma vogliamo provare, visto che non riusciamo ad avere il collegamento da Milano? Proviamo a telefonargli. Proviamo a telefonare. Ripetimi tu il nome. Carlo Motta, responsabile editoriale del CAM, 50, del catalogo dell'arte moderna. È responsabile di tutti i libri della Sì. cultura, libri illustrati e quindi di tutti i cataloghi dell'arte della Cairo Editore. Io non so se lui ci sta seguendo, proviamo a chiamarlo. E ve lo farò sentire il bello della diretta con il mio microfono. Vuoi salutare tu? No, Pronto, Carlo? parla. Eccomi, Mino. buonasera. Mettiti bene comodo. Buonasera. Buonasera, buonasera. Senti, allora dobbiamo accontentarci soltanto della tua voce, perché Va il bene, dai. collegamento forse. Non è neanche la cosa peggiore, Provami una forse foto, no, no. è Provami una l'unica foto, che dai, mettiti al salviamo. posto di un collegato. Sì, adesso mettiamo in diretta, mettiamo una tua foto in modo che, così, per dare anche il senso. Carlo Alla Motta. voce corrisponde un'immagine, un volto, va bene, eccomi. Niente, siamo qui con Maurizio Cervone, che è il Stavamo direttore. parlando dei numeri che gireranno intorno a questa presentazione a Napoli, quanto è importante, insomma, questa presentazione a Napoli, di CAM 59 e tutti i risvolti che ci saranno. Ma insomma, noi contiamo molto sulla visibilità e sull'immagine di Mino, sulle relazioni di Mino a Napoli e su quello che riuscirà senz'altro a fare in termini di organizzazione, perché mi sembra di aver capito che ci sarà una discreta, dico discreta, affluenza. Evento Mino è molto seguito anche sul nostro canale, che di conseguenza ha tanti web spettatori e speriamo che tra di loro molti verranno. Quasi 1.000 pagine, Bene, l'ambiscono le 1.000 pagine. meglio. Sono oltre 900 artisti, quasi 1.000 pagine, ormai ci siamo attestati sul Arma miglioritevole gruppo. bianca, è quasi un'arma bianca. Sì, voglio dire, è meglio non litigare. Tu la conosci molto bene, così due parole per i web spettatori di Beh, Nano TV. sì, certo, il catalogo dell'arte moderna è l'erede di un'edizione che si chiamava, il primo numero si intitolava Il collezionista d'arte moderna. Nacque, la prima edizione fu stampata nel gennaio del 1962, pose a Giulio Bolaffi. La propose come primissimo annuario e strumento di mercato, perché il catalogo rimane a distanza di oltre 60 anni uno strumento di mercato, oltre ad avere tutta una serie di altre informazioni che ovviamente raccontano un po' la storia Hai la di foto? tutti i 900 artisti. Ecco. Quindi nacque nel 62, quando Giorgio Mondadori uscì dall'Arnoldo Mondadori per qualche problema di rapporti anche con la famiglia, uscì alla fine degli anni 70. Rilevò la prima operazione che fece Giorgio Mondadori, rilevò dalla Bolaffi la rivista Arte, la rivista Antiquariato e il catalogo dell'arte moderna, insieme a tutti i cataloghi d'arte, compresi i cataloghi generali importantissimi e i libri illustrati, perché ricordo che in quegli anni la Giorgio Mondadori pubblicava anche nei primi anni 80 le guide di Veronelli, quindi non c'erano solo i cataloghi d'arte, ma c'erano anche altre pubblicazioni molto interessanti, non necessariamente legate solo all'arte. E quindi tutta la collana dei cataloghi d'arte arrivò nella Giorgio Mondadori. Da lì partì la storia dei cataloghi d'arte del catalogo dell'arte moderna, pubblicati con marchio editoriale Giorgio Mondadori. Quando Urbano Cairo rileva la Giorgio Mondadori nel 1999, non cambia il marchio delle testate storiche della Giorgio Mondadori, che allora erano per l'Italia, per l'Europa, In Viaggio, Airone, Gardenia, Arte e Antiquariato, perché non dimentichiamo che poi Giorgio Mondadori lanciò testate che divennero famosissime e prestigiose e molto, come dire, frequentate, Airone nell'81, Gardenia nell'82 e poi per l'Italia nell'85, nel 94 per l'Europa e In Viaggio.
Quando Cairo rilevò la Giorgio Mondadori, mantenne il marchio a queste testate storiche e ovviamente ai libri e ai cataloghi d'arte, nonché al catalogo dell'arte moderna, che non ha mai cambiato il marchio, che è riconosciuto come marchio editoriale di Giorgio Mondadori all'interno del gruppo Cairo. Tra l'altro dobbiamo dire, sono Maurizio Cerbone, il direttore di L'Occhio Lungo su questa Giorgio Mondadori, visto che siamo in Italia, dove insomma l'arte, la cultura, siamo il paese più bello del mondo, con la maggiore storia dell'arte del mondo, quindi un'attività importante, e aver scelto Napoli, che in questo momento diciamo rappresenta un poco il motore portante del turismo, dell'attrazione turistica, con i suoi beni culturali, insomma, con la nostra città, è veramente una punta di orgoglio anche per noi avere, insomma, qui la presentazione del CAM 59. Quali sono i numeri che ruotano intorno a CAM 59, oltre alle 1.000 pagine e ai 900 Beh, artisti? intanto, allora, oltre a questi due numeri noi pubblichiamo qualcosa, beh, i collaboratori sono oltre 50, quindi dico solo che ci sono 33 segnalatori critici, 7 membri del comitato, altri 15 collaboratori, senza contare la rete commerciale, quella che sostanzialmente sul territorio nazionale propone le pagine a colori, che sono come dire, uno strumento di promozione per gli artisti stessi. Poi abbiamo oltre 1.800 immagini tra bianco e nero e colore, oltre 1.200 risultati d'asta, 800 gallerie, cioè davvero tanti numeri. Un punto di riferimento per il mondo artistico. Cosa significa per un artista essere segnalato sul CAM 59? Direi soprattutto la storicizzazione, perché vede, il catalogo dell'arte moderna è un annuario di riferimento da molti anni. È un annuario che, fatemi dire, non tiene confronti in termini di contenuti, perché noi riusciamo a gestire ogni singolo artista e raccontare la storia di ogni singolo artista, fornendo tutte le informazioni possibili su quel singolo artista. E questo lo facciamo per oltre 900 artisti. Oltretutto, noi, oltre a dare visibilità ad artisti, come dire, contemporanei, proponiamo e presentiamo gli artisti storici del Novecento, i Balla, i Boccioni, i Modigliani, De Chirico, i Savinio, e poi nella seconda parte tutti quelli più contemporanei, quelli diciamo del secondo dopoguerra, i Boetti, i Burri, la Carlo Accardi, Guttuso, Fiume, Aligi Sassu, in qualche modo Guadato, e molti di loro sono arrivati al terzo millennio. E tra di loro ci sono appunto anche tanti contemporanei, anche piuttosto giovani, che decidono di aderire al catalogo dell'arte moderna perché lo considerano appunto uno strumento di storicizzazione. Pensate che ci sono artisti che ci chiamano o ci scrivono dicendo che erano sul CAM, perché è conosciuto tante volte così, il catalogo dell'arte moderna, che erano sul CAM 35-40 anni fa. Quindi è proprio quasi un punto d'onore essere stati sul CAM e tornarci, ecco, a distanza di tanti anni. Bene, diamo un altro dettaglio, mi scuseranno i nostri ospiti collegati, Sara e il professor Rosario Pinto, ma io ho qui Carlo Motta che ha firmato la presentazione di questo catalogo. A voi che piace la carta, no? Perché presentare un catalogo significa anche, però voi non avete trascurato l'aspetto digital che è chiocciola catalogo Arte Moderna, ma avete anche un sito che è www.catalogoartemoderna.it, proprio Era, perché successo così fate anche voi. esattamente, anzi grazie di aver ricordato e sottolineato questa cosa, perché ormai da un paio d'anni abbiamo creato un sito che è www.catalogoartemoderna.it, che presenta ovviamente tanti artisti storici e storicizzati, oltre a tanti artisti che, volendosi presentare sul catalogo con pagina colori, hanno anche un'espansione della loro attività online, e quindi molti artisti presenti sul catalogo cartaceo sono anche online. E più questo profilo Facebook, che diciamo
diciamo, pubblica notizie di attualità o molte notizie legate al catalogo dell'arte moderna e tiene viva l'attenzione social sul catalogo stesso. Devo dire che stanno funzionando molto bene per entrambe le cose, perché il sito ha macinato ormai decine di migliaia di contatti e visualizzazioni e il profilo Facebook sta andando benissimo, cioè siamo molto contenti, anche perché così avviciniamo maggiormente al catalogo anche i lettori più giovani. I giovani, devo dire, allora Facebook in realtà è ormai targetizzato su un'età non più giovanissima, che è oltre i 40, però certamente avere un profilo Facebook ci consente di parlare a una moltitudine di persone che magari non ci sono, non saranno magari sul catalogo, ma sanno attraverso i social che il catalogo esiste, che propone determinati contenuti e possono così andare in libreria o chiedere informazioni per partecipare, per averne una copia. Insomma, è ovvio che i social sono uno strumento ormai irrinunciabile e quindi noi abbiamo scelto di avere un'espansione anche social attraverso il sito e attraverso il profilo Facebook. Senza rinunciare, attenzione, come ha detto lei bene, al catalogo cartaceo, al profumo di stampa. Sì, ma guardi, io che sono figlio di insomma, figlio d'arte, nel senso che la mia famiglia si è sempre occupata di stampa, lo fa ancora, abbiamo una casa editrice, quindi conosco bene il profumo della carta, non sono un esperto, ma direi che questa è una carta patinata almeno 115 grammi, cioè forse 130. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Vedo che lei è un esperto. C'è una sovracopertina. È una carta, una buona carta, di una grammatura, diciamo così, che ci consente anche, perché è già così pesante, che ci consente anche di non esagerare con il peso. Quindi è una carta che sostiene il colore, che sostiene la stampa in bianco e nero, ma senza avere un peso eccessivo, perché ripeto, già così il catalogo arriva ai 4 kg. Tra l'altro devo dire che quando viene spedito il catalogo non viaggia da solo, ma viaggia all'interno di una scatola, preziosa scatola automontante, che lo tutela da qualsiasi botta, ecco, quindi da qualsiasi... Del resto c'è una copertina veramente pesante con il vecchio cartonato rivestito, e è una sovracopertina in carta patinata. Esattamente, la copertina è cartonata, quindi in imaging, e diciamo che nella parte interna c'è solo la stampa sul dorso, del cosiddetto bronzo del dorso, dorata, la stampa dorata del titolo del catalogo, il numero del catalogo, ma ogni edizione ha ovviamente una sovracoperta, in questo caso di una bella opera di un artista, in questo caso del bravo Ruggero Lenci, che è un docente della Sapienza, ma da molti anni, da moltissimi anni, si esprime anche attraverso pittura e scultura, e in questo caso esce perfettamente in questa opera il rigore formale è impeccabile di questi due bronzi lucidati che si chiamano Zikurat, richiamando ovviamente gli antichi edifici religiosi persiani, ecco. Bene, il mio migliore amico al mondo è un persiano, un iraniano che vive a Milano, ha sposato una mia amica, una mia collega giornalista, saluto il dottor Milad Baissi. E dottore, io la ringrazio per essere stato qui, ci rivedremo il 2 marzo, perché sì, penso che lei sarà qui a Napoli. No, ma Carlo interviene e fra l'altro avremo il piacere, ma queste le ho sottolineate anche prima queste cose, Carlo, Elena Pontigia, che fra l'altro ho scovato una sua introduzione, un suo saggio, uno dei primi numeri, credo, dell'inizio degli anni Ottanta, nel CAM, credo, 21, nel CAM, sì, 21, se non sbaglio, di Elena Pontigia. Può darsi che adesso io non ricordo, ma può darsi che nei primi anni Ottanta, che avevo una serie di segnalatori con tanto di piccola foto, ci fosse anche Elena Pontigia. In ogni caso, Elena Pontigia è una firma importante, è una storica dell'arte, è un personaggio conosciutissimo, di grande rigore intellettuale, che ha alle spalle un percorso magnifico,
Noi la salutiamo, salutiamo Elena Pontigia da questi microfoni e approfittiamo. Certo. Io ringrazio per la sua presenza, ci rivedremo sabato, anche Nano TV sarà sul posto per fornire un servizio magari in diretta di questa presentazione. Io la ringrazio per questo collegamento, non voglio ritornare anche agli altri ospiti. Grazie molto, dottoressa. Grazie a voi anche da parte dell'editore, grazie dell'intervista. Io ho conosciuto Urbano, sono stato a cena con lui perché era stata invitata una mia amica, che saluto, la mia Tina Izzo, che rappresenta il marchio San Giorgio, le uniche lavatrici italiane ormai, che sono, sono sostenitori dei programmi di Cairo, e quindi poi un po' siamo colleghi, no? Lui forse è un po' più grande, però anche io mi sono sempre occupato di giornalismo e di pubblicità. È grande, ma devo dire molto giovanile, sembra un ragazzino per certi versi, con questa capigliatura. Sicuramente. Bene, grazie, buon pomeriggio. Ciao Carlo. A voi, grazie davvero, grazie dell'ospitalità. Buona serata. Sì, a sabato, vi aspettiamo, grazie. Ciao. Bene, torniamo alla nostra ospite, Sara, io la ringrazio per la pazienza. C'è anche il professor Pinto, vero? Di nuovo collegato? Sì. Non so se riuscite a sentirmi. Sì, adesso allora bene. Una battuta a testa ancora per parlare di questa edizione della presentazione del numero 59 del CAM. Prima la Sara e poi il professore Pinto. Allora, io vi aspetto tutti sabato, spero che la prossima edizione pesi molto di più sul sud e grazie tantissima. Buona bene, serata. Professor Pinto, un saluto ai nostri ospiti e ancora qualche battuta. Sì, insomma, parliamo un po' del professor Iorio, che praticamente ha segnalato due artisti, no? Questo suo discepolo. Allora, sabato mi ha messo sulla pista e io ho trovato, caro Rosario, una Elena Pontigia edizione 1982, che faceva da introduzione al CAM, al CAM 21. Perché voi lo sai, no? Diciamo che questa sarà senz'altro una bella opportunità di poterci incontrare de visu, non purtroppo con la difficoltà che c'è stata stasera con i collegamenti, ma vedersi ed incontrarsi sarà sicuramente una cosa. Rosario, abbiamo collaudato i programmi che a breve faremo attraverso questa emittente Nano TV, perché glielo annunciamo in diretta a Maurizio. Cadenza 15 giorni, un mese. Bene. Io e Rosario ci vogliamo lanciare. Siamo orgogliosi di poter ospitare, insomma, tanta cultura sul nostro canale. Diciamo che soprattutto questa potrebbe essere una occasione importante. E qui le cose si collegano anche con questo appuntamento del CAM per unire un po' di più questa Italia, insomma, perché ecco la parte meridionale della produzione artistica, del contributo culturale che è stato dato alla vita del paese è stato sempre un po', come dire, tenuto in secondo piano. E invece questa presenza a Napoli del CAM è importante come presentazione, come palcoscenico nazionale, direi, anche in questa fase storica in cui Napoli sta avendo un suo particolare successo a livello turistico, a livello di presenze, eccetera. E io ritengo che queste siano delle occasioni importanti per tutti. Bene, allora l'appuntamento è a sabato, ringrazio i nostri ospiti, di nuovo grazie, davvero grazie per la vostra presenza. Sabato 2 marzo, non mancate al PAN, a Palazzo Carafa? Palazzo delle Arti, Palazzo Roccella. Palazzo Roccella a Via De Mille 60. Vi bene. Aspettiamo alle ore 10:30, ci sarà Sara che accoglierà in prima battuta tutti gli amici che interverranno. E ci sarò io, il professore Rosario Pinto, Carlo Motta, Michele Puglia, che è il direttore commerciale del CAM, perché l'operazione chiaramente commerciale che c'è dietro è un'operazione importante di investimento, e tu, a quanto vedo, sei del settore, è un'operazione molto importante.
Ma è soprattutto un'operazione importante per il Sud, come stava sottolineando il professore Pinto e la nostra Sara Motta. Grazie e buon pomeriggio. Grazie. Ci vediamo sabato, torniamo in studio per i saluti con Mino Iorio. Mino, quanto è importante, insomma, sul nostro canale Generalista dare tanto spazio anche alla cultura, no? Certo, il nostro territorio non aspetta altro. Tu sai che ad Afragola stanno venendo fuori cose importantissime. Tu ne parli da anni. Io ne parlo da anni e veramente non mi fermerò, non mi scoraggio, perché il nostro è un territorio ricco di cultura, ricchissimo di cultura. Non è giusto che noi dobbiamo passare all'onore della cronaca per cose brutte, per cose, anzi al disonore della cronaca per cose. Quindi dobbiamo mettercela tutta. C'è questa grande realtà che è Nano TV, perché è una realtà importantissima. Siamo cresciuti, il nano è cresciuto, è diventato un po' più alto. E di questo ne sono orgoglioso. Io intendo dare tutto il mio contributo. Col professore Rosario Pinto stiamo progettando programmi. Noi presentiamo una, due mostre a settimana, perché non farle vedere al grande pubblico? E soprattutto per artisti che poi hanno bisogno di visibilità, hanno bisogno di farsi conoscere. Grandi artisti che purtroppo, ed è già successo nei decenni passati, rimangono nell'oblio della poca notorietà, della... Bene, vi aspettiamo con queste trasmissioni. Intanto sabato 2 marzo al Pan di Napoli sarà presentato questo bellissimo mattone, e chi vuole toccarlo con mano può venire a trovarci. Saremo in diretta anche con Nano TV. Chi non potesse venire, insomma, sicuramente ci potrà seguire via web. Ringrazio il professor Mino Iorio, nostro responsabile dei servizi di arte e culture esterni, e ringrazio di nuovo i nostri illustri ospiti che abbiamo avuto in collegamento. Ringrazio voi per la pazienza che avete nel seguirci sempre in tanti. Continuare a seguirci su nanotv.it, il prossimo appuntamento in diretta, il nostro Nano TG alle 19.30. Da Maurizio Cerbone e da Mino Iorio, buon pomeriggio.